cari amici verdi di rabbia, ben ritrovati. No, ecco, ben ritrovati cari amici verdi di rabbia, dovete perdonarmi, stavo guardando il mare di Bari, perché a Bari c'è il mare, non so se ve ne siete accorti, ma c'è. E proprio qui, sul lungomare, ho sentito delle persone che stavano parlando di un referendum. Io non ci ho capito niente, il referendum dovrebbe essere sulle trivelle, sorelle, su dei pozzi, delle pizze. Zom, in testa c'ho una confusione che voi non avete idea. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire un po' di che cosa stiamo parlando. Speriamo di trovarlo. Buongiorno. Mi devo chiedere un paio di cose. Lei sa per cosa si vota il 17 aprile? Sì, per i comunali. Sì, lo so, ma di che cos'è dobbiamo votare? Che cos'è? Eh no, signor, lo sto chiedendo io a lei. Boh, referendum, boh. Che io sappia, si vota per il fatto del petrolio. Per cosa si vota il 17 aprile? Guardi, la situazione è critica. Non è possibile che dobbiamo distruggere il mondo intero. Beh, questo lo sappiamo tutti quanti, no? È dovuto dalla trivellazione che viene fatta. Su che cos'è questo referendum? Non lo so, non capisco queste cose. Sì, lo so, ma in questo momento non mi ricordo veramente. Dice la votazione? Esatto, su cosa? Non mi ricordo in questo momento. Si vota a riguardo della trivellazione. Bravo, sì. Posso fermare per farti due domande, veloci, veloci. Corro con te. Allora, corri piano. Allora, senti, tu sai per cosa si vota il 17 aprile? Per mantenere il mare pulito, non inquinarlo. Se si vuole o no che vengano installate queste trivelle nel mare Adriatico. Che cosa ti fa il 17 aprile? Che ho fatto? Per la trivella. Referendum per evitare che vengano continuate a utilizzare le trivelle. Ah, le trivelle di mare, no? A Vieste, Ruda, che dobbiamo andare? Che si fa? Le votazioni, le trivelle al mare, quelle stanno lontane. Se le dico la parola trivelle, che cosa le viene in mente? Trivella. Il referendum contro la trivellazione dei nostri mari. Ok, che cosa succede se vince il sì? Se vince il sì non si metteranno le trivelle, non si trivellerà. E se vince il no, quindi si metteranno nuove trivelle? Credo proprio di sì. Sì vuol dire no, che no vuol dire sì. Boh, che no, io sto stordito, no. Cosa succede se vince il sì 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 o se vince il no no no? No, meglio se vince il sì sì, vuol dire che noi non lo vogliamo. Continuare la trivellazione attuale o abolirla del tutto, è così. Capito? Cosa non vogliamo? La trivellazione là che devono... Secondo lei si raggiungerà il quorum? Sì, penso di sì. No, assolutamente. Non credo, non credo. Secondo lei si raggiunge il quorum? No. Dipende sicuramente da quante persone vadano a votare, anche perché non vedo molti propensi al voto comunque. Lei ha già un'idea su cosa votare? Io non voto. Io no, non ci vado a votare. Io voto sì. Si rovina le scogliere dei mari, perché non può andare sempre così. Per tu che vuoi guadagnare un po' di centesimi e ci dai la morte, è come a Taranto, lì. Lei che ne pensa? No, cioè no, bisogna votare sì, perché le trivelle bastano quelle che ci stanno. C'è qualcosa per i posti di lavoro, ok, ci sta, però non sono d'accordo, per l'ecosistema non sono d'accordo. Mi sembra di capire che lei voterà il sì, giusto? Di non farla aprire. Però penso che se viene fatta oltre le 12.000, mi pare, 12.000... 12 miglia. 12 miglia, penso che non darebbe fastidio, però purtroppo ho visto verso Termoli che le zattere, quelle le piattaforme. Le piattaforme, esattamente, sono troppo vicine, da Termoli in su, come a Polignano a Mare, che io vado in villeggiatura, me le devo trovare avanti, insomma. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato. Allora, mi sembra di capire che ci sia un po' di confusione al riguardo di questo referendum. Facciamo chiarezza. Il 17 aprile si andrà a votare un referendum abrogativo. Il quesito di questo referendum ci chiede se vogliamo cancellare o meno la legge che permette alle piattaforme petrolifere che si trovano entro 12 miglia dalla costa di rinnovare le loro concessioni di estrazione. Che cosa vuol dire?
vuol dire potranno o non potranno continuare a estrarre il petrolio anche dopo che sarà scaduta la concessione. Adesso ci sono due fazioni, quella a favore del sì e quella a favore del no. Chi è a favore del no, quindi vuole permettere alle stazioni petrolifere di continuare ad estrarre, sostiene che questo porterebbe grandi vantaggi economici al paese. Chi è a favore del sì, invece, sostiene che sarebbe molto più conveniente investire in nuove fonti di energie rinnovabili, che comunque la presenza di queste piattaforme sia un grave rischio ambientale per tutto il Mar Mediterraneo. La questione ci tocca da vicino, dato e considerato che proprio la Puglia è una delle regioni promotrici del referendum. Cari amici, che voi vogliate o non vogliate andare a votare, o che vogliate votare sì o che vogliate votare no, l'importante è informarsi, solo così potrete fare una scelta consapevole. Beh, scusate, io adesso torno a godermi il bar.